Prefetto, dottoressa Tombesi, comandante, comandante del corpo, parroco di gioiello delle Marche, ho visto. Bene, sindaco ci guida. Ciao, sono comunità francescana.
scrivo abitualmente male, ma mai come oggi perché sono molto emozionato. Ho voluto scrivere con la mia vita fedele al Vangelo, spero di far onore al dono della vostra cittadinanza. Eminenza, scusi, che ricordo ha di Loreto e delle Marche? Beh, l'ho detto con estrema semplicità, mi sono trovato così bene nel clima spirituale e civile delle Marche che oggi la riconosco, la terra marchigiana, si può dire come la mia terra di origine, una seconda terra di origine. Inaspettata questa cittadinanza onoraria? Beh, inaspettata anche perché è immeritata. Ho detto in qualche senso che l'accetto come un impegno per far fruttificare ancora di più la missione alla quale il Signore mi ha chiamato, spendendomi totalmente per quei valori che nelle Marche ancora sono creduti e vissuti. Tornerà a Cingoli? Lo spero. Il Cardinal Comastri l'ha ringraziato, consigliere Lippi, per questo accento e accenno alla memoria della madre e alla memoria materna. Sì, io ho avuto tante occasioni di vivere veramente dalle sue parole un insegnamento fondamentale, che è quello che è l'umiltà per saper ascoltare questi insegnamenti, ma soprattutto quello che lui ci ha insegnato è che le mamme salveranno veramente il mondo dal male, dai problemi e da tutto, perché hanno un dovere fortissimo nei confronti dei figli, e questo è il messaggio che chi genera la vita poi la deve tutelare e conservare nel lungo periodo, e lui in ogni omelia l'ha sempre citato questo elemento, e noi dobbiamo essere attenti a dare un valore enorme a quello che è la mamma, ma che è la famiglia, che è il ruolo fondamentale della cellula di questa società per superare i momenti difficili. Il senatore Saltamartini, sindaco di Cingoli, ha svolto la sua relazione per il conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinal Comastri. È stata una relazione molto intensa, molto sentita, con grandi accenni a Ratzinger, a Papa Wojtyla, grandi filosofi. E poi diciamo che è molto complesso, una società articolata che deve affrontare diversi problemi, è abbastanza complesso spiegare come il cattolicesimo in sé può essere preso ad ispirazione per stilare un catalogo di valori anche per gli atei. E quindi diciamo che per noi questo conferimento della cittadinanza onoraria a Monsignor Sua Eminenza, al Cardinale Comastri, è un motivo di particolare gioia.